Lili, come va? Ti dispiace se afferro uno di questi Oreo? Beh, non si può mangiare un biscotto senza inzupparlo in un bicchiere di latte. Va bene, resta calmo. Ok, proviamo così, dovrebbe funzionare. Immergendolo attentamente... No, non ha funzionato. Va bene, chiunque abbia disegnato questi bicchieri non sapeva cosa stesse facendo. Qualcuno vuole del latte al biscotto? Ma può andare, peggio di così! Oh, guarda quanto è triste Kevin. Magari potessi aiutarlo. Ehi, Kevin, penso di aver trovato la soluzione al tuo enigma. Attacca una forchetta sul lato del biscotto in questo modo. Ora puoi immergerlo direttamente nel bicchiere senza bagnarti le dita. Chiamami semplicemente maestro di immersione. So come fare. Oh sì, la giusta quantità di latte. Vediamo, vaniglia o cioccolato? Vaniglia sia. Cosa stai aspettando, Kevin? Aprilo! Oh sì, ha un profumo fantastico! È tutto mio! Dov'è finito il cucchiaio? Bene, niente cucchiaio significa niente yogurt. Forse posso semplicemente versarmelo in bocca. O usare il dito come cucchiaio. Ehi, Kev, che succede? Hai preso uno yogurt anche a me? Grazie, avevo tanta fame! Dov'è il mio cucchiaio? Non è un problema, posso farne a meno. Ehi, sembra che a Lily sia già successo prima. Sta piegando quella cosa come una vera esperta. Wow, dove hai imparato a farlo, Lily? Ho perfino pensato di usare il dito. Vuoi che ti mostri come fare un cucchiaio dal coperchio? Piega il coperchio a forma di triangolo in questo modo. Prendilo da sotto e piegalo verso l'alto. Sistema il sotto in modo che sia robusto, mentre la parte superiore funge da cucchiaio. Ecco fatto! Ora non devi mai più mangiare con quelle dita sporche. Grazie, mi hai totalmente cambiato la vita. Ok, ora posso finire la mia storia? Fare uno spuntino di nascosto può essere complicato. Oh, niente, sto solo seguendo questa bellissima lezione. Accidenti, ci è mancato poco. Faresti meglio a stare attenta, Lily. Non esagerare. Ma stai mangiando qualcosa? Eh? Te l'ho detto, si mangia a ricreazione, non qui. Dio, Dio alle tue delizie, Lily. Accidenti, ma adesso che cosa mi rimane? Per questo trucco prendi una pila di post-it e disegna un grande quadrato in cima. Ora prendi il taglierino e taglia in profondità lungo le linee. Dopo aver eliminato la parte nel mezzo, continua fino a quando non arrivi a metà pila. E ultimo, ma non meno importante, prendi le tue caramelle e mettile dentro. E non dimenticare di coprire tutto. Ora, quando hai voglia di mangiare in classe, mantieni la calma e lascia che i tuoi post-it salvino la giornata. E a volte la fame arriva nei momenti meno opportuni, come durante la lezione di storia. Oh no! Sul serio? Dai, Kevin, patatine dappertutto, che schifo! Tieni, prendi le salviette per pulire questo disastro. Accidenti, non l'ho fatto apposta. Che idea geniale! Vuoi rendere le chips a prova di esplosione? Togli quel pezzo di plastica e metti via le salviette. Attacca quel pezzo di plastica nel centro delle salviette in questo modo. Adesso utilizza il taglierino per ritagliare un buco dove va la parte plastificata. Perfetto, adesso chiudi tutto e metti da parte. Ora invece di avere le briciole dappertutto, puoi goderti le tue patatine in pace. Oh, ma guarda che bravo che sei, Kevin. Così si fa. Per caso Kate si sta trasformando in una scimmia? Chi mai mangerebbe così tante banane in così poco tempo? E ancora continua. Oh, Kate, sono tornata con la spesa che volevi. Oh no, Lily sta per fare una bella caduta su quella buccia di banana. Oh cavolo, sembra che farà davvero male. Tieniti forte, Lily. Sì, eccola che va giù fino in fondo. No! Proteggi il cactus, forza! Cactus a terra. E anche donna a terra. Oh cavolo, è stata una brutta caduta, ragazza. Stai bene, Lily? Sembrava proprio una brutta caduta. Ah, quel cactus sembra proprio spinoso.
Ecco, prendi questa buccia di banana, ti aiuterà. Che diavolo dovrei farci con questa? Ah, ho capito che cosa vuoi dire. Posso prendere il mio cactus con dei guanti alla banana? Se mai dovessi mettere un cactus in un vasetto, puoi usare una buccia di banana per proteggerti le dita. Prendete questo, dannate spine. Visto? Come nuovo. Mi piace. Ti abbraccerei se potessi, piccolo cactus. Avere una giornata di relax può prendere una brutta piega dopo aver visto un lavandino pieno di piatti sporchi. Cavolo, sapevo che avrei dovuto farli ieri sera. Beh, ma non c'è momento migliore del presente, giusto? Cavolo, pulire i piatti richiede un sacco di tempo, vero? Ma una volta che ci dai dentro, il lavandino diventa sempre meno pieno. Bene, siamo all'ultimo piatto, signore e signori. Uff, è stato un bel po' di lavoro. Credo che mi sia venuto un po' di appetito. Aspetta, che sto facendo? Ho appena finito di pulire tutte queste dannate cose. Non voglio sporcare un altro piatto. Se hai bisogno di usare un piatto ma non vuoi avere a che fare con i piatti sporchi, questo trucco diventerà il tuo nuovo migliore amico. Prima di usare il piatto, coprilo con uno strato di pellicola trasparente, vedi? Poi versaci sopra tutto il cibo che vuoi mangiare. Oh, questa pasta sembra così buona, vero? Adesso puoi mangiarla senza mai sporcare il piatto. E quando hai finito, butta via la plastica ed ecco fatto. È stato molto più facile che lavare un piatto, giusto? Ok, piatto, puoi tornare da dove sei venuto. Dopo un paio di giorni di procrastinazione, ti sei finalmente fatto coraggio e hai lavato i piatti. Ottimo lavoro, signore! Ma solo perché i tuoi piatti sono puliti non significa che il tuo lavoro sia finito. Capisci cosa intendo? Oh, cavolo, come faccio a pulire tutta questa robaccia? Proverò a lavare tutto con l'acqua. Non sono sicura che questo metodo possa funzionare, Justin. Dovrei usare un po' più di olio di gomito. No! Non mi devo lavare la faccia, solo il lavandino! Chi avrebbe mai detto che avrei avuto bisogno di un paio di occhiali per pulire questo coso? Ci deve essere un modo migliore per togliere tutte queste cianfrusaglie dal mio lavandino. Oh mio Dio, sei così dolce a chiamarmi e a augurarmi buon compleanno. Scusa festeggiata, ma prenderò in prestito uno dei tuoi palloncini. Un attimo. Non preoccupatevi, non c'è niente da vedere qui. Sì, sto uscendo dalla porta proprio ora. Sì, non se n'è nemmeno accorta. Diamo inizio alla festa delle pulizie, va bene? Per questa pulizia, metti un palloncino sgonfio sul rubinetto del lavandino così. Poi taglia una piccola fessura sulla punta del palloncino. Una volta accesa l'acqua, avrai un rubinetto con una testa orientabile. Vedete? Ora si può effettivamente controllare dove va l'acqua. Infine, è possibile eliminare le macchie e le croste. Sì, è finalmente l'ora della serata film a casa di Kevin! Accidenti, sembra che Justin abbia già finito la sua ciotola di caramelle. È ora di fare il pieno! Oh, scavalcare le persone durante un film è sempre così imbarazzante! E poi, prima che tu te ne accorga, torni di nuovo a fare l'imbarazzante sfilata. Ehi, attento alle mie nuove scarpe, Justin! Ok, torniamo ai robot che si impadroniscono della città. Sembra siano nuovamente terminate. Ah, perché continua a succedere? Devo smettere di mangiare così in fretta. Sembra che Justin non sia l'unica persona che ha bisogno di una ricarica. Aspetta, amico, lascia che se ne occupi Sofia, è in fondo al divano. Oh, cavolo, ma perché mi ci metto anche io? A dire il vero, questo mi fa pensare. Tieniti forte, torno subito. Hai una bottiglia vuota come questa? Dopo averla tagliata in tre parti, proprio come ho fatto io, la si può trasformare in qualcosa di nuovo. Con le forbici, tagliate i due pezzi più lunghi dal basso verso l'alto, fermandovi al centro. Una volta fatto, fateli scivolare l'uno nell'altro in questo modo. Poi tirate fuori un vaso alto e rotondo come questo qui in vetro. Mettetelo in piedi e infilate i pezzi di carta che avete appena costruito. Ora versate le vostre caramelle preferite e lasciatele cadere nelle diverse sezioni. Riempite ogni sezione con i diversi tipi di caramelle che preferite e ricordate il coperchio che avete tagliato? Mettetelo proprio sopra per facilitarne l'erogazione. Ok ragazzi, l'uomo delle caramelle è qui! Incredibile, vero? Ora, invece di alzarvi quando avete bisogno di una ricarica, potete semplicemente erogarne un po' senza mai lasciare il vostro posto. Assicuratevi che il coperchio sia ben chiuso e versatene a volontà. Ehi, non dimenticare di condividerle con i tuoi amici, Justin!